Buonasera e ben ritrovati a TG Chiara Estate, lo spazio estivo che vogliamo dedicare alla visita e alla scoperta dei luoghi forse più belli, dei gioielli del Veneto, sia le ville venete, ma anche a dei luoghi dello spirito, santuari venerati dai turisti, ma anche dalla popolazione del luogo del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. In questa nostra prima puntata partiamo da Vicenza e andiamo a scoprire in particolare la casa madre delle suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori. In particolare in questa prima puntata vi vogliamo parlare dei due fondatori, il beato Giovanni Antonio Farina e Santa Bestilla Mertilla Boscartin, di cui qui sono ospitate le spoglie. Ma vogliamo proprio conoscere le suore, le missioni che hanno queste sorelle per Vicenza, ma non solo, fin dalle loro origini, dalla missione assistenziale a quella più prettamente spirituale. Allora andiamo a scoprire questa casa madre delle suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori. Il viaggio dei luoghi dello spirito prosegue in città a Vicenza, nella casa madre delle maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori. Siamo con la madre generale, con la quale introduciamo un po' la storia, chi siete, il vostro carisma di questo importante ordine religioso per la città di Vicenza, ma non solo, visto che siete sparse in tutto il mondo. Raccontiamo un po' chi siete. Volentieri. Siamo le suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori. Quando si dice questo nome, qualcuno dice: siete le suore di Santa Bertilla? Perché? Perché Santa Bertilla è la persona che ha dato significato di santità alla nostra congregazione. In realtà, in quest'anno, che è l'anno sacerdotale, ho la gioia di presentare la nostra congregazione come una congregazione nata dal cuore di un prete vicentino che ha colto il carisma di carità in modo tutto significativo per la città e per il mondo, semplicemente facendo la strada dal seminario alla parrocchia dove era cappellano. E proprio lungo la strada ha colto la povertà che allora c'era, ai primi dell'Ottocento in Vicenza, e si è accorto di bambine e donne che erano in giro per le strade e ha colto il bisogno di riscatto di questa categoria di persone e ha rivolto la sua attività di prete, di educatore e di uomo dello spirito proprio alla istruzione e alla educazione della donna. Questa è stata l'origine del carisma che è nato dal cuore di un prete, dicevo, il quale però non si è limitato a pensare a Vicenza e alla donna di Vicenza, ma ci ha aperto un orizzonte che ha l'orizzonte del mondo, perché il suo carisma spirituale era proprio questo: Signore, apritemi le porte del mondo, porterò tutto il mondo a voi. E quando diceva mondo, diceva l'uomo che ha bisogno di riscatto, la donna che ha bisogno di essere riconosciuta, amata e valorizzata per quello che è. Dopo l'introduzione con la madre generale sulle suore Dorotee, arriviamo a conoscere anche alcuni luoghi del complesso, anche architettonico, che caratterizza una parte importante della città di Vicenza. Siamo all'ingresso di due cappelle, come avete visto, Cappella di Santa Bertilla e Cappella dell'Adorazione, ma poi visiteremo anche la chiesa del Beato Farina. Ci accompagna in questo percorso dello spirito Suora Alba Rosa, quindi raccontiamo anche un po' la storia di questi posti e poi ci accompagna. È proprio un percorso dello spirito questo, perché l'accesso è pubblico.
e c'è un continuo andirivieni di persone, di pellegrini che entrano da via San Domenico e vengono a queste due cappelle, la Cappella dell'Adorazione che risale al 1915 e l'Adorazione Perpetua Pubblica. L'Adorazione Perpetua Privata è cominciata già dal 1897 e da allora continua con turni che si ripetono giorno e notte. Prima erano sostenuti dalle suore e adesso sono distribuiti lungo i fusi orari. E è nato 20 anni fa un movimento di laici, un movimento eucaristico, che sostiene proprio l'adorazione con questa spiritualità dell'adorazione e della riparazione. E entriamo come fanno i pellegrini in chiesa. Dalla Cappella dell'Adorazione pochissimi passi per entrare nella Cappella di Santa Bertilla, come abbiamo detto, due cappelle adiacenti strettamente legate. Qui c'è la teca trasparente dove è conservato proprio il corpo di Santa Bertilla che ha una storia legata particolarmente alla città di Treviso. Sì, la piccola Suor Bertilla già da novizia è stata mandata a Treviso come infermiera e ha passato tutta la sua vita, la breve vita di 33 anni, come infermiera a Treviso, vivendo l'ideale del fondatore che ha lasciato alle sue suore, questo ideale di vivere la carità eroica fino al dono della vita. Ed è con questo semplice messaggio, ma che radicale, che lei si è fatta santa. È morta a 33 anni. E inspiegabilmente la fama di santità si è diffusa con una velocità fortissima, per cui la madre generale ha dovuto aprire la causa dopo pochi anni dalla morte e già nel 1952 è stata beatificata e questa chiesetta è stata costruita nel 1952 e nel 1961 canonizzata da Papa Giovanni XXIII. Thank you.
le suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori, lo stemma li riporta, il Sacro Cuore di Gesù e il Cuore di Maria, è uno stemma da raccontare. Sì, lo stemma è costruito in legno, è dell'Ottocento, in legno smaltato, e come si dirà più tardi è sovrastato dalla corona imperiale, perché l'istituto è stato fondato e posto sotto la protezione, per volontà dell'imperatrice, sotto la protezione particolare dell'imperatrice d'Austria, Anna Carolina Pia. Ecco, noi stiamo percorrendo un corridoio, abbiamo visto la chiesa dell'Adorazione, la chiesa di Santa Bertilla, e c'è un corridoio che è proprio un percorso dello spirito, come dicevamo prima. Sì. I pellegrini, ma continuamente durante il giorno, dalla mattina alle 6:30 fino alle sera, accedono alle due chiesette, chiesetta dell'Adorazione, chiesetta di Santa Bertilla, percorrono questo corridoio e vanno a trovare il Beato Farina. Quindi noi ci troviamo in una città di Vicenza che ha due santi, ad avere qui un santo e un beato, e facilmente appunto visitato e pregato dalle persone, dai fedeli, in ogni momento della giornata. Anche pellegrinaggi, ci sono gruppi che vengono a visitare e a pregare questi santi. Entriamo nella chiesa che in origine è stata costruita nel 1836 da Giovanni Antonio Farina con l'architetto Piovene. E la chiesa era molto piccola prima, era un'aula rettangolare secondo lo stile delle chiese dell'Ottocento. In occasione della beatificazione avvenuta nel 2001, l'architetto famoso Paolo Portoghesi l'ha ristrutturata, ampliandola, addirittura triplicando nello spazio, creando degli spazi laterali dove venne inserita la cappella dedicata al Beato Farina, e con un'ampia tribuna proprio per le celebrazioni che spesso ci sono qui di persone, di suore. Per esempio questa è la chiesa dove avviene la consacrazione delle suore, la prima professione religiosa, la professione perpetua, e dove ci sono le celebrazioni dei pellegrinaggi ai santi nostri. Beato Giovanni Antonio Farina è qui come Santa Bertilla, due santi appunto, come ci diceva Suor Alba Rosa. Ma chi era il Beato Giovanni Antonio? E come sacerdote era stato un grande educatore, educatore in seminario, educatore nella scuola pubblica e fondatore della prima scuola popolare femminile in Vicenza, quando per la donna non esisteva alcuna struttura che pensasse all'educazione e all'istruzione. E qui ci troviamo, le scuole che abbiamo visitato, è la prima scuola della provincia di Vicenza nella storia. Poi lui ci ha fondato come sacerdote giovane. A 47 anni è stato consacrato vescovo di Treviso per 10 anni, poi è stato trasferito a Vicenza e qui è rimasto 28 anni. Come vescovo si è distinto per la sua funzione di formatore del clero, formatore dei giovani, grande vescovo promotore dell'educazione e della formazione dei giovani, e attento a quella che era la realtà della sofferenza e dei poveri, tanto che è stato chiamato il vescovo dei poveri, l'uomo della carità. E proprio per questa sua caratteristica è stato riconosciuto santo, beato. Intanto sono tappe provvisorie che la Chiesa fa, proprio per questa sua caratteristica di uomo dedicato completamente alla carità. Una carità intelligente, qualcuno l'ha definita, perché non quella carità che dà al povero il soccorso, ma che dà al povero gli strumenti di emancipazione per inserirsi in maniera dignitosa e autosufficiente nella società. Quindi la formazione e l'offerta di un lavoro dignitoso per poter essere mantenuto e appunto autosufficiente.
Oltre alla presenza del corpo del Beato, ci sono altri segni che lo ricordano, alcune sue frasi, i cuori che ritornano, alcuni segni che in questa chiesa sono molto forti, ce li può spiegare? Sì, la chiesa è fatta costruire nel 1836-39, è intitolata I Sacri Cuori. Ecco allora che l'architetto Paolo Portoghesi ha fatto riprendere in ferro battuto i cuori di Gesù e di Maria, che tornano continuamente negli emblemi, tornano nella medaglia delle suore, negli anelli, e li vedremo adesso nella balaustra, tornano i cuori, nello stemma delle suore e nello stemma di vescovo del Farina. Sono state riprese nella ristrutturazione della chiesa i motti che il Farina scriveva o trasmetteva alle suore nell'opera educativa e assistenziale. Bene, questa era solo la prima puntata all'interno della casa madre delle suore maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori di Vicenza. Noi abbiamo sentito quelli che sono stati i fondatori, abbiamo visitato la casa, domani andremo proprio a conoscere nello specifico altre attività e missioni importanti di queste suore. Ci vediamo domani, buona serata, arrivederci. Eccoci ritrovati al meteo, benvenuti. L'avvicinamento di una depressione dall'Europa settentrionale manterrà una circolazione in prevalenza ciclonica fino a mercoledì, con tempo instabile, varie precipitazioni e temperature inferiori alla media. Da giovedì pressione in aumento e conseguente progressiva attenuazione dell'instabilità, specie in pianura. Per martedì ci attenderà un tempo instabile, con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso e qualche possibile temporanea schiarita, specie in pianura. Soffieranno deboli moderati i venti, meridionali in quota, variabili in pianure nelle valli, con prevalenza da nord-est al mattino sulla costa e zone limitrofe. Vi saranno inoltre raffiche durante i temporali. Le temperature saranno stazionarie in lieve aumento nei valori minimi, in calo le massime con valori nettamente inferiori alla media. Vi rinnovo i miei saluti e arrivederci.